Amici di Android Blog, siamo allo stand Sony del Mobile World Congress 2014 per vedere da vicino il nuovo top di gamma. Parliamo del Sony Xperia Z2. Il terminale è decisamente interessante in ogni aspetto, sia dalle scelte tecniche che balzano subito all'occhio intanto che andiamo a vedere le caratteristiche fisiche, che sono i due speaker frontali integrati in questo sottilissimo bordino della scocca, sia in basso che in alto nel terminale, dove possiamo vedere anche la fotocamera frontale. Sul lato destro del terminale possiamo trovare l'importantissimo slot di espansione micro SD, il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco, il tasto del volume e il tasto rapido per la fotocamera. Sul lato sinistro abbiamo, oltre l'antitaccheggio, e l'entrata micro USB. E sul posteriore abbiamo la fotocamera, che salta subito all'occhio come caratteristiche tecniche, in quanto è una G-Lens da 20.7 megapixel con il flash e l'autofocus ovviamente. Vediamo anche il simbolo NFC in questa scocca in materiali pregiati, infatti parliamo di vetro temperato sia sul posteriore che sull'anteriore. Lo smartphone è ovviamente impermeabile, come Sony ci ha abituato con gli ultimi modelli. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche invece e proviamo a entrare nelle impostazioni del terminale, se le trovo. Vediamo un po', eccole qua, per vedere la versione di Android su cui è basato. Parte già con l'ultima versione disponibile, la 4.4.2. A far girare il tutto abbiamo il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 801 quad core da 2.3 GHz, affiancato a ben 3 GB di RAM e 16 GB di memoria ROM, come abbiamo visto espandibile. E la batteria invece è da ben 3200 mAh. Non abbiamo parlato del display, che è un 5.2 pollici Full HD, e quindi un'unità che ci sembra anche ad occhio è molto migliore dei precedenti modelli a livello sia di saturazione e del colore, ma anche della gamma cromatica in generale. E lo smartphone è in grado di registrare video a 4K grazie al sensore, e non abbiamo parlato di quello frontale, che invece è un 2 megapixel XMORE R. E vediamo un attimo l'interfaccia personalizzata di Sony, che non sembra avere subito particolari cambiamenti da quella che siamo abituati a conoscere con i precedenti modelli. Il tutto ci sembra fluido. Possiamo notare le classiche applicazioni di Sony, come quella musicale che loro chiamano Walkman. E su questo terminale non vediamo l'ora di tornarci in modo più approfondito per scoprirne tutte le potenzialità. Per Android Blog, un saluto da Alessio.